Con enorme piacere, vicino a me Cinzia Nava, Presidente per Opportunità Regione Calabria. Donna combattiva, bellissimo intervento. Insomma, manifestazioni finalmente tutti uniti contro la discriminazione, contro l'omofobia. Sì, buongiorno, grazie per il bellissimo complimento. Sì, finalmente oggi siamo stati tutti uniti. Questa è la Calabria diciamo positiva, perché è la Calabria che si è dissociata da quell'evento riprovevole che si è verificato nel mese di luglio contro una coppia gay. Ricordiamo che questa coppia gay è stata non accettata da una persona che non era un imprenditore, ma che metteva a disposizione dei turisti e delle case vacanza, diciamo, delle case di accoglienza, e quindi non ha voluto accettare questa coppia gay, dicendo come scusa che non accettava né le coppie gay e né gli animali. Quindi già questo accostamento della persona umana all'animale già è un accostamento, secondo me, riprovevole, sbagliato. Ecco. Ricordiamo che tu ami gli animali perché hai un bellissimo gatto. Sì, io ho un bellissimo gatto, si chiama Puffy. Dico questo non perché non amo gli animali, ma perché di solito la persona umana viene contrapposta all'animale, però posso garantire che gli animali a volte sono più affettuosi e più intelligenti di alcune persone, quindi non dico questo perché ho qualcosa contro gli animali. Comunque sono stata molto contenta di essere stata invitata qui a questo evento, perché io con la commissione giornalmente, quotidianamente, insieme alle 13 commissarie mettiamo in atto delle azioni contro qualunque forma di discriminazione. Ci vorrebbero leggi più severe da parte del governo contro le discriminazioni di qualsiasi genere? Sì, ci vorrebbero leggi che regolamentassero, diciamo, le azioni di discriminazione, perché io credo che non ci vorrebbe alcuna legge per evitare un atto così, così diciamo non civile. Non ci deve essere qualcuno che ci deve dire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Io vorrei piuttosto una legge che sì, sanzionasse chi compie questi atti, ma che facesse una forma di formazione anche ad esempio partendo nelle scuole, formazione alla non discriminazione, quindi una legge che vedesse come obbligatoria la formazione già nelle prime classi scolastiche. Perciò informazione che parte proprio dalla formazione proprio dalle scuole primarie. Dalle scuole primarie, io intendo la formazione attraverso l'informazione, attraverso la conoscenza, perché io credo che questo atto che si è verificato nel mese di luglio sia un atto che deriva da una sbagliata cultura, perché io credo che omofobi non si nasca ma si diventa, e quindi quello era il risultato di una non cultura, quindi è necessaria la formazione. Io prima ho sentito il sindaco di Pizzo Callipo che diceva, è stato uno dei primi a fare, diciamo, l'unione civile per una coppia gay, e ha detto che lui condanna il sindaco che, diciamo, si rifiuta, invece deve essere proprio un dovere, il sindaco deve sposare tutti, al di là se c'è la legge non può rifiutarsi. Cosa pensi di questi sindaci che purtroppo ci sono, che si rifiutano di fare, diciamo, unioni civili, anche se sono obbligate poi? Io non ho una buona opinione, però posso dire comunque che meno male sono in un numero non elevato, quindi mi dispiace che ci siano persone che ancora la pensino così. Vuol dire che sono dei sindaci che devono fare veramente cultura, non hanno cultura, perché per fare il sindaco ci vuole anche cultura, perché rappresenta un po' i cittadini. Cultura e condivisione, perché io ho detto prima alla fine del mio intervento che è necessario che le coppie gay denuncino il loro stato, perché quella è sempre amore. L'amore è un sentimento nobile, e quindi denunciare di essere gay vuol dire avere una certa onestà, responsabilità e condivisione verso gli altri, e soprattutto serve da stimolo
a quanti ancora si nascondono, perché purtroppo ancora c'è gente che si nasconde e non lo dichiara, e quella è per queste persone una sofferenza veramente enorme, non poter dire, non poter manifestare il proprio sentimento per una persona che è dello stesso sesso. Ma è anche questa cultura? Anche questa è cultura, sì, cultura, quindi come si può fare solamente se siamo uniti e se quindi invitiamo tutti alla denuncia. Quali provvedimenti? Perché tu, Cinzia, sei stata una donna che ha reagito in prima persona proprio sul fatto di discriminazione dei due ragazzi omosessuali qui a Ricadi. Quali sono stati i provvedimenti che sono stati presi, ricordiamo, non da un imprenditore, da un fittacamere che non è neanche residente a Ricadi? No. I provvedimenti, io subito dopo ho rilasciato un'intervista, sono state fatte numerose infatti interviste da parte di amministratori proprio per dissociarsi da questo atteggiamento. Giustamente di una persona che abbiamo detto non è un imprenditore, quindi anche gli altri imprenditori hanno fatto la stessa cosa, si sono allontanati e io so che hanno offerto loro pure un'accoglienza, un alloggio durante il periodo estivo anche gratis, proprio per dimostrare che non in Calabria non si agisce in questo modo, che non è questa l'abitudine degli operatori calabresi. Abbiamo parlato oggi, eravamo nel convegno proprio sulla discriminazione dell'omosessualità, omofobia, abbiamo fatto, però tu sei combattivo anche sulla disabilità. La Calabria a che punto è? Perché sappiamo che è molto dietro sulle problemi della disabilità, molti disabili hanno dei problemi, molte strutture non sono adeguate. Cosa, tu che sei adesso una parte istituzionale, perché io so adesso sei un'istituzione, esatto, una modifica alla legge, ci vuoi parlare di questa legge del 98, giusto? Sì. Allora, insieme alla commissione abbiamo trascorso 2 mesi a rivedere la legge regionale del 98 che trattava l'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli uffici pubblici. E l'abbiamo voluta esaminare per mettere in evidenza le criticità ma anche le cose positive che vi erano. Faccio presente che questa legge, la legge c'era, però non era mai partita. Quindi noi così che abbiamo fatto, l'abbiamo visionata anche grazie all'aiuto di una dottoressa, la dottoressa Carpentieri, che ci è stata offerta dal Consiglio regionale come esperta del settore. Abbiamo fatto delle riunioni, degli incontri anche con le associazioni di disabili. Abbiamo chiesto loro che cosa era necessario perché il disabile potesse sentirsi finalmente uguale agli altri nel momento in cui deve accedere presso un ufficio pubblico. Abbiamo raccolto quindi tutte queste testimonianze e abbiamo elaborato una proposta di modifica alla legge regionale del 98. Adesso l'abbiamo depositata il 26 luglio, l'abbiamo inviata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Calabria e adesso dobbiamo aspettare l'esito. Quindi abbiamo cercato di imporre che tutti gli uffici pubblici avessero l'accesso anche per le persone su carrozzina oppure anche per i non vedenti, perché chiunque deve poter accedere in un ufficio. Qualsiasi tipo di disabilità. Disabilità, sì, qualsiasi tipo di disabilità. Invece per le strutture private, a che punto siamo? Le strutture private, sì, diciamo che non siamo più come negli anni passati. Io ho 50 anni e vivo il problema della disabilità da quando ne avevo 3 anni. Rispetto agli anni passati sono state fatte numerose azioni volte a eliminare queste barriere, però ancora non si è raggiunto il massimo perché ad esempio ora che ancora non è finita, diciamo, la stagione estiva, è molto difficile accedere alle spiagge perché non tutti gli stabilimenti, non tutti i comuni hanno le spiagge con pedana, quindi sono pochi i lidi che le hanno e magari le fanno su iniziativa propria privata. Sono pochi i sindaci che hanno creato una pedana pubblica che facilita l'accesso alle spiagge. Sono parecchie spiagge in Calabria, noi abbiamo 900 km di costa che non hanno proprio, diciamo, le passerelle. Non hanno le passerelle, questo, alludevo a questo.
molte spiagge, eppure le nostre spiagge sono bellissime e quindi dovrebbero essere godute da tutti, anche dai disabili. Però sempre io intendo anche da disabili, non creando, perché io ho visto che in alcune spiagge del nord hanno fatto pubblicità dicendo che c'era la spiaggia per i disabili. Ecco, io vorrei la spiaggia non per i disabili, ma la spiaggia accessibile a tutti, quindi disabili e non, perché io credo che differenziare la differenza non crea altro che differenza. La differenza è solamente un valore, ma questo valore deve essere utilizzato bene e deve servire anche alle persone non disabili. Io parlerei ore e ore con Cinzia, perché è una donna eccezionale e appena l'ho vista stamattina è stata proprio una cosa a pelle. È proprio un innamoramento, che sei una persona veramente eccezionale per quello che fai, lo fai per tutti. Perciò senza neanche vantarmi o mettere... Cioè, lo faccio in sordina, diciamo. Ora con il ruolo che ho istituzionale magari si sa, però io l'ho fatto già in maniera silenziosa prima di avere l'incarico di presidente. Insomma, per me è stato un onore intervistarti. Cinzia Nava, presidente pari opportunità Regione Calabria. Grazie Cinzia. Grazie a voi, grazie.